Comunque la situazione, diciamo, relativa all'efficienza di un intervento di radicale pulizia del cosiddetto Scoli di Pisa è nota all'amministrazione. Chiaramente questo aspetto, diciamo, essendo, diciamo, la fogna in questione avendo una funzione di fognatura mista, compete, diciamo, ad Acque. Il Comune di Pisa ha già manifestato da tempo la disponibilità e la volontà di concorrere anche alla spesa, che è chiaramente ingente vista la complessità dell'intervento e la dimensione. Devo però precisare che il fosso tombato Scuole di Pisa assolve sì la funzione di drenaggio del bacino sotteso al largo dell'Arno e la zona nord di via Bonaini, quindi gli allagamenti riferiti dalla question time non sono causati dalla criticità di quella infrastruttura, ma da altro. Infatti la zona compresa tra via Bonaini e la stazione riferisce a questo, sembra fare riferimento che in realtà è asservita da un reticolo fognario recapitante in un collettore che attraversa la rete ferroviaria in corrispondenza del palazzo ex Poste sito in via Corridoni. Quest'ultimo recapita nel collettore di fognatura mista denominato ovoidale, che si estende fino all'impianto idrovoro del fosso San Giusto. Quindi la rete fognaria in questione, che serve, diciamo, questa porzione che viene evidenziata nel question time, sostiene Acque, è oggetto di periodica manutenzione ordinaria, generalmente quinquennale. Nel corso del 2012 la zona è stata oggetto di pulizia completa. Tra le vie interessate si ricordano quelle più estese, via della Spina, via Corridoni, via Vespucci. Questo non significa che non esista una criticità sul fosso degli Scoli di Pisa, che peraltro ha causato il fenomeno di Corsa Italia. Però nel Corsa Italia leggevo al rientro che le fogne di Corsa Italia erano state progettate male, le fogne di Corsa Italia erano state progettate benissimo, le fogne di Corsa Italia erano perfettamente pulite, e idem le caritoie. Il problema è che quando si arriva a Piazza Vittorio Emanuele e si arriva agli Scoli di Pisa, se il collettore fogniario alto 2,20 presenta una luce di solo 90 cm, è chiaro che questo ostacola il deflusso e ci abbiamo i ripugli in Corsa Italia. Quindi questo a significare, a mio giudizio, motivo per cui mi ero già attivato con Acque, già ci sono delle lettere intercorse precedentemente l'alluvione, in cui si evidenzia la necessità e l'urgenza, offrendo la possibilità da parte del Comune di concorrere alla spesa, di pulire in maniera radicale questo collettore fosso tombato di Scuole di Pisa, che rappresenta sicuramente uno degli interventi che a breve e medio termine, diciamo, va programmato e finanziato. Grazie, prego. Grazie, io sono soddisfatta della risposta, anche perché annuncia la volontà dell'amministrazione di procedere in una pulizia radicale di tutto il contesto. È chiaro che la situazione va affrontata in modo complessivo, perché la rete fognaria, il reticolo fognario, che sia quello minore, che sia il canale tombato, che siano tutti gli, diciamo, tutti gli ingranaggi che concorrono al drenaggio delle fognature cittadine, è sicuramente un'opera di primaria importanza per questa amministrazione, che viene chiaramente prima di tutte le altre grandi opere da progettare, da pensare. Cioè la fognatura è una condizione necessaria, è una condizione di civiltà, e io spero che questa amministrazione si impegni in un lavoro di studio radicale e complessivo a 360 gradi tutta la situazione delle reti fognarie cittadine, in modo da affrontarlo con una visione ampia e risolutiva, anche al fine di evitare delle situazioni come quelle che si sono create nell'agosto scorso. Grazie.